Buon pomeriggio a tutti amici di Linea Diretta. Oggi parliamo di carni venete, carni con il marchio regionale della Regione Veneto, qualità verificata. Con me c'è Alessandro Barbisan, che è un imprenditore agricolo, è uno che gestisce una ventina di macellerie e poi è soprattutto un allevatore. Quindi noi con Alessandro Barbisan possiamo affrontare l'argomento visto nella sua filiera complessiva, no? Dal grano, dal mais, non grano, grano e frumento, dal mais o dal grano turco fino alla carne sul bancone, no? Carne che non sta vivendo un momento particolarmente felice, so che io continuo a leggere nei giornali specializzati dei problemi, dei grossi problemi della carne bovina, che il Veneto ha il primato, perché il Veneto ha il primato della carne bovina, qui si alleva mi pare circa il 40% della carne bovina, da carne parliamo, no? Bene, ma prima di entrare in questo argomento, con Alessandro Barbisan, una domandina, fa un caldo boia fuori, ecco. Ah, beh, sì. Ecco, il caldo dell'agricoltura. Sicuramente non aiuta l'agricoltura, ci sono dei problemi con la siccità e anche il bestiame stesso sta soffrendo in questo momento, come soffriamo noi, insomma. Quindi soffre l'uomo, e soffre anche l'animale. La piantina di mais e soffre l'animale. Certo. Danni per il momento, ecco. Beh, allora noi nella nostra azienda agricola abbiamo tutto il mais irrigato, quindi non, per il momento non abbiamo danni. Fortunatamente abbiamo anche degli allevamenti ben areati e quindi gli animali stanno abbastanza bene anche, nonostante il caldo, insomma. Poi voi avete le aziende mi pare in zone ricche d'acqua, no? Mi pare voi avete monastiere, eccetera, quindi questo vi favorisce. Ma ecco, complessivamente proprio come imprenditore agricolo ha un'idea dei danni che sta provocando, dei costi, perché più che danni sono costi, no? Perché produrre a questo punto ai costi normali, naturali, bisogna aggiungere i costi del gasolio, no? Sicuramente c'è un costo, irrigare costa, il gasolio costa, la manodopera costa, e in ogni caso la pioggia naturale darebbe dei risultati migliori rispetto al mais irrigato. E comunque anche perché l'acqua di irrigazione ha un effetto nutritivo diverso sulle piante rispetto a quella naturale alla pioggia. Sì, poi diciamo che il caldo troppo elevato va anche a limitare quella che è la fotosintesi della pianta, cioè la pianta in questo momento soffre anche il caldo, soffre anche stress, il famoso anche stress della stress, pianta. Esatto, non stress è solo la mancanza d'acqua, ma è anche lo stress del troppo calore. Lo stesso problema ce l'hanno anche i vitelloni che con il troppo caldo si alimentano, riducono l'ingestione, mangiano meno come mangiamo meno noi e di conseguenza incrementano anche meno, insomma. Però in sostanza mangiando meno ci impiegano un giorno di più a ingrassare, però alla fine c'è una media, mi pare. Certo, o no? Certo. Io parlo da profano adesso. Sì, noi in questo momento siamo molto attenti al benessere dell'animale, perché se l'animale vive in un ambiente ben areato, se ha gli adeguati spazi per muoversi, per coricarsi, riesce anche a superare questo periodo difficile in maniera, diciamo, adeguata. Sì, perché credo quando noi parliamo di benessere animale, proprio il benessere lo si vede in questi momenti di emergenza, quando c'è questo calore torrido. Sì, certo. Negli ultimi anni abbiamo curato molto questo aspetto, un po' perché è stato e viene imposto anche dalle leggi, ma anche perché ci siamo resi conto che non è solo, diciamo, un'imposizione, ma dà anche un risultato economico. Cioè l'animale quando sta bene produce anche bene. Quindi non è solo un obbligo, ma diventa anche una necessità. In sostanza la carne, diciamo, di un animale non stressato, che sta bene, che è nel benessere, certo, è più buona. È più buona, è più buona. È meno fibrosa, ma è vero che è più fibrosa, gustosa. Noi produciamo il vitellone ai cereali qualità verificata. In questo disciplinare si parla proprio di carne nell'allevamento protetto, che è il tipico allevamento veneto, che si distingue dalla carne al pascolo proprio perché il risultato è migliore, cioè è stato proprio provato scientificamente che la carne alimentata con cereali
nei nostri allevamenti, negli allevamenti veneti, è migliore rispetto alla carne del pascolo. Perché a volte si parla tanto della... Però io ho visto, non dico di chi, la pubblicità, sì. Le carni dei nostri pascoli. Ma non volte, dico di chi è la pubblicità. A volte le pubblicità sono anche ingannevoli, no? Mi fermo qua perché le famose... Ecco, bene, in fondo anche noi uomini, anche le nostre donne, noi uomini, quando stiamo bene, siamo nel benessere, rendiamo di più, no? Certo. È chiaro che... Certo. Ecco. Parliamo a questo punto di carni, ecco. Come stanno le carni venete? E poi parleremo anche delle carni di qualità certificata, verificata meglio, QV. Sì, allora la carne, il Veneto ha una grossa tradizione nell'allevamento, nella produzione di carni. All'interno, diciamo, in Italia è uno dei più grossi produttori. 40%, 40% circa, sì. Ricordiamo però che l'Italia... importa parecchia carne, alla fine noi non siamo autosufficienti a livello nazionale e importiamo parecchia carne. Quindi ci sarebbe spazio, diciamo, per produrre più carne locale, però il consumatore in questo momento si trova anche in una situazione, diciamo, con la crisi, si trova magari spesso a scegliere delle carni che costano magari meno, che vengono proposte a prezzi inferiori, in quanto nel resto d'Europa i costi di produzione sono più bassi, e pur essendo la qualità è inferiore, però i costi Alessandro, sono più bassi. Alessandro, mi spieghi questo strano fenomeno. La carne francese, la carne tedesca, costa meno, è importata a minor prezzo, a minor costo, che non la nostra, perché eppure lì il costo di vita è elevato. Cos'è che fa produrre carne a un costo inferiore, quindi competitivo rispetto alla nostra? Sappiamo che in Italia un po' noi abbiamo delle produzioni di eccellenza un po' su tutti i settori, però sono quasi tutte o tutte produzioni che costano di più per vari motivi, perché costa di più l'energia, perché costano per la burocrazia, per tanti motivi, alla fine il prodotto costa di più. E non siamo competitivi fondamentalmente? Purtroppo no. Ecco, pure, perché dico, ma andiamo a mangiare stasera carne brasiliana, anche tra amici, l'Angus famoso, eccetera. Questi sono migliori queste carni straniere, la carne brasiliana, la carne, il churrasco, sono migliori queste carni delle nostre, oppure diventa una moda semplicemente? Ma sì, secondo me è una moda, e diciamo che noi in Veneto fino ad ora non abbiamo neanche mai investito a livello pubblicitario per far conoscere il nostro prodotto. Nel caso mio, che oltre all'allevamento ho delle macellerie, cerchiamo noi di trasmettere al cliente quella che è la qualità che noi proponiamo, però a livello globale il messaggio non è mai stato trasmesso, diciamo. Ecco, lei ha una ventina di macellerie, mi pare, è una bella catena, ecco. Sì. Serve carni di suoi allevamenti oppure anche di carne di altri allevamenti? Sì, generalmente. Allora, ecco. Noi abbiamo cercato di diversificare aprendo queste macellerie in Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove vendiamo esclusivamente la carne di vitellone che produciamo noi. Quindi non andiamo a comprare altri tagli per compensare, perché a volte ormai c'è l'abitudine di comprare carni sotto vuoto e poi dai vari grossisti e quindi che con varie provenienze. Noi invece lavoriamo esclusivamente le nostre mezzene, che vengono disossate direttamente sul punto vendita da esperti macellai, e quindi lavoriamo solo la carne di vitellone nostra. E poi abbiamo per le altre carni dei fornitori selezionati che ci forniscono il pollo e il suino. Quanti capi allevate voi in un anno nel vostro sistema?
Beh, noi abbiamo una capacità, diciamo, di circa 1.000 posti stalla. 1.000 posti stalla. Sì, certo. Ecco, lei ha parlato di vitellone, che vogliamo dire ai nostri telespettatori cos'è il vitellone, giusto per capire, non tutti sanno questa specifica varietà di carne. Ecco. Sì, allora si tratta di un bovino maschio che viene macellato in un'età compresa dai 12 ai 24 mesi. Nel caso di qualità verificata, che è il disciplinare che seguiamo noi, del marchio regionale della Regione Veneto, l'età massima di macellazione è 22 mesi, quindi è ancora più giovane rispetto a quello che normalmente è. Ecco, se fosse macellato qualche mese più vecchio, più anziano, cosa che cambia? Beh, oddio, sostanzialmente non è il mese, non sono i due mesi. Che cambiano. Diciamo, noi abbiamo una tradizione in Italia di mangiare una carne giovane, da sempre. Ricordo infatti che non abbiamo mai avuto problemi, se non un caso, mi pare di ricordare, in Sicilia, quando c'è stata la famosa mucca pazza. In Italia non abbiamo avuto nessun problema, proprio perché siamo abituati storicamente a consumare un animale giovane. E quindi questo dà anche più garanzia al consumatore. Quanto a qualità nutritive ci siamo, insomma? Certo, sì. L'animale giovane. L'animale giovane tendenzialmente è anche una carne più tenera, una carne anche di un colorito più vivo. Diciamo che è la carne che apprezziamo di più, diciamo, che coglie il gusto del consumatore. Senta, Alessandro Rizan, c'è stata una bella disfida a Firenze, la disfida tra due scuole, la scuola fiorentina, della famosa Fiorentina, no? E la scuola veneta, no? Cosa è successo? Cosa è successo? Sì, noi l'abbiamo... Lei, so che lei c'era, ecco. sì, c'ero. Noi l'abbiamo chiamata la sfida del secolo. Addirittura del secolo? Sì, ah. sì. No, però siamo appena all'inizio del secolo, siamo appena nel 2015. Sì, beh, così era. Aspettiamo che passi. Una battuta. Sì, chiaro. E, siamo stati invitati al mercato centrale di Firenze, dove abbiamo portato le nostre carni del nostro allevamento e abbiamo... Le sue carni? Sì. Questo non lo sapevo. Sì. Era proprio le carni Le carni del nostro allevamento, delle nostre macellerie, e le abbiamo confrontate con la carne chianina di una macelleria famosa, blasonata. Mi sta sfuggendo il nome, ma comunque so che era uno dei mamma santissima del settore, sì, no? Sì, esatto. Allora abbiamo assaggiato, in particolare la sfida, diciamo, si è svolta sulla carne battuta al coltello. Quindi noi abbiamo portato come taglio un fesone di spalla, quindi un taglio dell'anteriore del bovino, quindi un taglio anche diciamo che costa meno rispetto ad altri tagli del posteriore, che però si adatta molto bene alla battuta, e anche perché è una carne molto saporita. E c'erano dei giornalisti del settore, c'erano dei tecnici proprio abituati a giudicare le carni, e c'erano dei consumatori. È stato fatto un test, diciamo, obiettivo, perché chi assaggiava le carni non sapeva da dove provenissero. È stato assaggiato un crostino con carne cruda, non condita, e poi il confronto è stato fatto su un crostino di carne condita con sale e olio. E ha vinto? E abbiamo vinto noi. Alla grande? Non alla grande, diciamo, ma... Mi hanno detto con un certo distacco. So che mi hanno detto... È stata una grande soddisfazione. Mi hanno detto che perfino il maestro Bruno Bassetto, che è stato l'autore, diciamo, di questa tagliata, certo, con la sua scenografia, dice che quella sera... Si è alzato, è lievitato, è lievitato. È vero. Certo, è una grande soddisfazione. Perché ha visto volare Bruno Bassetto per i cieli di Firenze. Sì, una grande soddisfazione, anche perché la chianina è una carne
riconosciuta da tutti di alta qualità, blasonata. Le nostre carni magari invece non hanno questa, diciamo, questa nomea. Però il risultato c'è. Bello. Quindi, comunque, cioè, che la carne veneta, che normalmente non ha una grande considerazione, si parla del bue di Caruso, del bue grasso, si parla delle chianine, eccetera, ma la carne veneta in genere non ha questa identità precisa, specifica, che batta le chianine. Beh, questo è un bel risultato anche per voi, allevatori. Oltretutto, no? in territorio nemico. Nemico, diciamo. Avete giocato fuori casa, fuori, no? Casa, e nel, sì, territorio nemico. Sì, sì. Beh, una bella soddisfazione. Sì, no, beh, diciamo che alla fine il confronto, diciamo, è stato un piacere, perché alla fine sono degli amici, non sono dei nemici, insomma, sì, degli allevatori come noi, insomma. Ecco. Insomma, avete fatto una sfida tra cavalieri, no? Dove valevano onore più. Certo. Ecco, già di questo qua. Però lei mi diceva che se aveste fatto la sfida con un altro taglio di carne, forse... Beh sì, poi abbiamo continuato anche, abbiamo portato anche delle costate, abbiamo fatto una tagliata. E devo dire la verità, lì non abbiamo fatto il confronto, però abbiamo visto che è stata apprezzata molto di più la nostra tagliata rispetto alla tagliata di chianina. Quindi anche lì, nel caso ci fosse stata la sfida, avremmo avuto dei buoni risultati. Alessandro Lovisà, una curiosità, lei è imprenditore agricolo, cioè ha l'azienda agricola che produce cereali probabilmente, e alle macellerie ed è un allevatore. Sì. Sono tre segmenti, seppure complementari, no? Tre attività, diciamo, diverse. Quale di questi tre settori, no, dà più soddisfazione in termini anche di reddito? Beh, oddio, diciamo... Lei dice, a me i conti tornano, perché tornano alla fine, perché... Sì, allora... Cioè, io faccio conti della filiera, però è così, una curiosità proprio per... Allora, diciamo che noi, avendo la filiera completa, riusciamo a dare al consumatore un prodotto di alta qualità ad un costo di mercato. Non dico che è più basso, sì, ma un costo di mercato. E, in caso contrario, sarebbe difficile proporre sul mercato un prodotto di così alta qualità. La mia domanda aveva un altro significato, no? So che lei la sta un po' deviando, giustamente. Cioè, lei prende più soldi, per essere banali, no? Coltivando mais, trattando le carni, allora, o allevando gli animali? Allora, era per capire un attimo questi segmenti di produzione. Allora, diciamo che non c'è, ogni anno ha la sua storia. È molto legato a vari parametri, cioè, per dire, il prezzo del mais, se io dovessi vendere la granella anziché utilizzarla per l'alimentazione dei vitelloni, varia parecchio da un anno all'altro, per vari motivi, perché ormai i prezzi non sono più decisi dal mercato locale, ma ormai sul mondo globalizzato, in America, i prezzi vengono decisi non so dove, ma a livello mondiale. Quindi da un anno all'altro possono variare parecchio i prezzi. Quindi può essere che un anno renda di più l'attività agricola, l'altro anno può essere di più l'allevamento, come... cioè, non, è variabile la cosa, non è determinata la cosa. Ogni anno ha la sua storia. La storia di quest'anno, come si sta scrivendo? Allora, diciamo, non benissimo, nel senso che il caldo sicuramente non aiuta. Non aiuta perché in questo momento si fa fatica a consumare carne, ma in genere si fa fatica a mangiare, perché quando fa caldo si mangia meno, insomma, ecco. Poi siamo ottimisti perché stiamo producendo un prodotto di qualità e di conseguenza il consumatore ci sta premiando, diciamo, per però questo. Ecco, però al di là del caldo, cioè, quindi della congiuntura negativa di adesso, no? Però c'è una oggettiva diminuzione nei consumi di carne all'interno, tra gli italiani. Sì, certo.
Ma allora, secondo me è legato a molti fattori, diciamo che si stanno proponendo di più le carni bianche rispetto alle carni rosse, per dire, e all'interno, diciamo, e c'è anche un aumento, diciamo, di vegetariani o vegani. È da dire che la mia opinione personale è che si tratta a volte anche di mode. Cioè, io ricordo per esempio che qualche anno fa tutti i medici sconsigliavano di volevo fare un appunto sul burro. Per dire. Sul burro, sì. Il burro era per qualche anno è stato sempre vietato a favore della margarina, a favore di oli vegetali, eccetera. Adesso stiamo riscoprendo che il burro è meglio della margarina, è meglio degli oli di palma o di altri oli. Quindi secondo me le cose hanno bisogno di maturare anche. Lei sa che io ho fatto un servizio proprio, curo una rubrica settimanale agricoltura veneta, no? Alle uova, no? Bene, le uova sono tra le cose proibite, no? Colesterolo, sono grassi. Invece poi mi dice un nutrizionista e guarda, dice, ma le uova fanno bene, non è vero? Cioè, ha smontato tutte quante le qualità negative che si attribuiscono alle uova, no? Lui dice, mangiare un uovo al giorno o due uova al giorno non è vero che faccia male, anzi. E portava delle testimonianze di gente che mangiando tante uova stava benissimo, no? Era contento e felice. Ma secondo me dobbiamo consumare un po' di tutto. Un po' di tutto non fa mai male. E a mio avviso dobbiamo soprattutto consumare prodotti freschi. Quando noi consumiamo prodotti freschi, dalla carne all'ortofrutta, tutti quei prodotti che non hanno conservanti, secondo me abbiamo un'ottima razione, diciamo, un'ottima dieta. Quando parliamo di carne fresca, cosa vuol dire? Mangiare carne fresca? No, intendo fresca nel senso che la carne è un prodotto che viene consumato fresco, che quindi non ha dei conservanti. A mio avviso molto più diciamo dannoso alla salute certi prodotti confezionati o tutti quei prodotti confezionati che hanno molti conservanti. Quindi una carne senza conservanti, conservata naturalmente, sì, questo no, ma anche chi sostiene che la carne non faccia bene, io sostengo invece che i prodotti confezionati con conservanti fanno peggio. Il consumo moderato di tutti gli alimenti, e in particolare degli alimenti freschi, fa bene alla salute. Mi provo una domanda, non so se è fuori luogo. Carne in scatola? Beh, oddio, sicuramente la carne in scatola sono delle carni che si possono consumare, perché se sono in commercio si possono consumare, non sono della qualità di una carne fresca che noi possiamo trovare dal nostro macellaio. Insomma. Quindi sono un'altra carne, diciamo. Sì, beh, spesso su quei prodotti vengono utilizzate magari delle vacche a fine carriera, che quindi hanno delle carni sane, sfibrate, però sono delle carni sfibrate, esatto. Senta, torniamo un po' alla nostra carne qualità verificata, marchio regionale, no? Sì. Che cosa porta in più rispetto a questo marchio? Beh, allora, la regione ha deciso di portare avanti questo marchio e tutti, diciamo, gli allevatori che aderiscono a questo marchio devono seguire un disciplinare. C'è un ente terzo che verifica, che fa i controlli negli allevamenti, in tutta la filiera, a partire dall'azienda agricola, all'allevamento, al macello e alle macellerie. Quindi vengono fatti questo aderendo a questo disciplinare, si devono rispettare dei requisiti e questo ente terzo verifica che vengano rispettati questi requisiti. Quindi una sicurezza ulteriore, maggiore per il consumatore. Ecco, ma per l'allevatore
questo comporta un maggior reddito oppure no? Cioè lei certificare qualità verificata per la sua stalla, per i suoi bovini, ecco, che cosa... Allora diciamo che nel mio caso... Perché la domanda io la faccio, sì. Sai perché? Perché quando ragioniamo di questi marchi, anche nelle verdure, DOP, GP, dei vini DOC, ma no, il vino è un po' diverso, perché i vini c'è già ormai una... Ma alla fine, sì sì, bei marchi, ma alla fine mi porto a casa il Pischei, no? Dicono gli agricoltori, tant'è che sono pochissimi gli iscritti, per esempio, nei consorzi di tutela dell'ortofrutta, no? Proprio perché? Perché dicono sì, sì, noi sì dobbiamo rispettare le regole, coltiviamo con buone pratiche agricole, seguiamo un disciplinare, però alla fine il radicchio, 20 euro mi danno, no 20 euro, scusate, 20 centesimi parlo di radicchi, quelli nel momento di crisi, mi danno se sono IGP e 20 euro mi danno se sono tondi. Normalmente parliamo del radicchio di Chioggia che a questo prezzo scese in momenti di crisi, ecco. Sì, allora diciamo che il marchio è partito da poco perché è partito l'anno scorso, nel nostro caso avendo la filiera, per noi avendo la filiera completa, avendo anche le macellerie, è stato abbastanza facile diciamo proporlo direttamente. È logico che magari entrare sulla distribuzione e quindi proporre il marchio in maniera più, diciamo, più presente sul territorio richiederà del tempo, insomma, ecco. E qua si spera che la regione creda ancora in questo marchio e che quindi investa ancora su questo marchio, insomma, ecco. Domanda che faccio così, ma è molto semplice. Come si fa ad allevare un buon bovino da carne? Che cosa occorre? Beh, allora, diciamo che oltre ai disciplinari che dobbiamo rispettare, poi vale sempre l'abitudine, le buone pratiche agricole, le buone pratiche di allevamento. Diciamo che noi siamo presenti in allevamento tutti i giorni. Io e mio fratello con i nostri collaboratori ogni mattina guardiamo proprio, non è una poesia, è la verità, guardiamo uno per uno i capi che abbiamo in stalla per vedere come stanno. Come generali passati nel segno dei vostri eserciti. Eh sì, come la mamma guarda il figlio, se sta bene, se non sta bene, se ha la febbre, se non ha la febbre, questo facciamo noi. Anche perché diciamo che il bovino è un animale robusto e che quindi difficilmente si ammala, perché parliamo di animali che pesano 5, 6, 7 quintali, quindi sono animali molto robusti. Però è bene siano sempre controllati, insomma. Quindi tutte quelle che sono le buone pratiche dell'allevamento hanno sempre valore, diciamo. Ecco, come mai c'è una crisi che persiste da qualche anno attorno alla carne? Salvo qualche parentesi, almeno stando alla letteratura. Sì, allora secondo me la carne in qualche caso sta perdendo un po' quote di mercato, anche perché spesso il consumatore non trova della carne buona. Cioè, e qui ci siamo, se io... trovo sul bancone carne di qualità dubbia, anonima. Allora, esatto, la carne spesso è anonima, non è facile far capire quali sono le carni da controllate, le carni di filiera rispetto ad altre carni. Spesso c'è un po' di confusione, non c'è chiarezza e di conseguenza il consumatore è un po' frastornato. Ecco, io la vorrei come mia guida, andiamo in macelleria, mica cosa devo fare per scegliere un bel pezzo di carne? Lei mi spieghi un attimo se riusciamo. Beh, diciamo ecco, una cosa. Cosa devo guardare? Il consumatore che viene nelle nostre macellerie trova dei banchi serviti, quindi trova il macellaio che oltre a vedere il banco esposto, preparato, che trova il macellaio che spiega quali sono i tagli e eventualmente anche come si può cucinare la carne.
Diciamo quello che magari nella distribuzione sta sparendo, perché con il prodotto confezionato la figura del macellaio sta scomparendo e il massimo c'è un anonimo e diventa tutto un po' anonimo, no? Sì, sì, cioè, personale abbastanza anonimo che sa pochetto, manco sa sì. Cos'è il taglio, manco sì, sa. Sì, sì, certo. Si crea anche un rapporto tra il macellaio e il cliente, un rapporto anche di fiducia. È importante andare in posti in cui c'è ancora il macellaio come punto di riferimento, come guida, diciamo, all'acquisto. Certo. C'è un'educazione all'acquisto. Sì, alla fine sì, noi come produttori ci mettiamo la faccia, il macellaio ci mette la faccia, insomma. Ecco, lei dice l'Italia è carente, quindi importa molta carne. E noi riusciamo ad esportare carne? Beh, penso che l'esportazione sia limitata, diciamo, sulla sì. Carne bovina direi di sì. Senta, parliamo di un altro argomento che viene spesso, fa parte del dibattito interno degli allevatori, il ristallo, ecco, ristallo. Sì, adesso allora... si pensa di far nascere vitellini anche in Italia, no? Si è incominciato, mi pare, so che ci sono alcune stalle in cui allevano, però sì. Si va in Francia soprattutto, no? Sì, si va in Francia, in Italia è stato un po', anni addietro, è stato un po' abbandonato la linea vacca vitello. Perché si abbandonò questa linea vacca vitello? È stata un po' disincentivata anche da parte delle autorità e quindi, diciamo, ricordo anni addietro che sono stati dati dei premi per abbattere le vacche. Invece di incentivare questo tipo di produzione... Come mai secondo lei ha fatto questa politica? C'è una spiegazione? Ve lo chiedete voi che siete nel mestiere? Ah beh, certo, sì, ce lo chiediamo, però questo diciamo, è la situazione attuale. Attualmente la Francia, diciamo, la fa un po' da padrone, nel senso che ha il monopolio, e un po' tutti vanno in Francia a comprare. E questo crea qualche problemuccio, mi pare. Diciamo, no? Che crea un problema di carattere economico, in quanto determinano loro il prezzo del ristallo, anche se in realtà hanno dei vitelloni, delle razze che sono, diciamo, molto idonee alla produzione di carne. Hanno un primato sostanzialmente, hanno un primato che se lo meritano. Che se lo meritano, lavoro di anni che, diciamo... Una domandina, lei si è diplomato non in allevamento di bestiame, ma in... Sì, io sono un enotecnico. Enotecnico, ecco. Diciamo, sì, ho fatto lei la scuola... avrebbe dovuto coltivare viti anziché allevare. Sì, sì, sì. Beh, diciamo che ho fatto la scuola... Enologica di Conegliano, che però, diciamo... oltre, diciamo, a quello che è la viticoltura, l'enologia comprende anche tutte le altre, diciamo, tutti gli altri aspetti dell'agricoltura, quindi, diciamo... Nella sua grande azienda c'è un angoletto per un vigneto, no? Attualmente no, no. Quindi attualmente no. Lei è uno dei tanti che si diploma da ragazzo, pensa di fare enologo, poi solo fare un altro mestiere, no? Sì, ecco. Sì. Beh, oddio, comunque sempre legato al settore, insomma. Sempre settore agricolo, sì, ecco. certo. Non ha mai pensato di tornare all'enologia, no? Così. Beh, è un settore che mi piace molto. Spesso mi trovo con gli ex colleghi, con gli ex compagni di scuola, ci troviamo a fare delle cene e devo dire che è un settore che mi piace molto. Poi, come facciamo noi venti, lei porta la carne buona, l'enoro porta la bottiglia buona esatto. E un pizzico di allegria. Esatto, e noi con esatto. Questo bel pensierino alla carne buona e al vin buono, due prodotti tipici veneti, no, noi vi salutiamo. Io ringrazio Alessandro Barbisan, che è un imprenditore agricolo che ha azienda agricola, che ha macellerie ed alleva vitelloni da carne. Ecco, lui vi salutiamo. Grazie e appuntamento a domani con una linea diretta.